Bella regà, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi faremo gli RP massivi, ragazzi. Non avremo bisogno di aggiungere nessuna attività e dovete semplicemente fare un piccolo trick. Allora, la posizione dei peyote, ragazzi, è sempre la stessa. Vi lascerò magari nel gruppo di Telegram o a fine video l'immagine. Ora vediamo, ragazzi. E quindi, siccome hanno aggiunto i peyote, possiamo fare gli RP. Come facciamo a farli massivi, raga? Dovremo andarci a creare un elenco partite con una gara stante, ragazzi. Semplicissimo. Quindi andiamo su attività. Una volta che siamo su attività, andiamo su create da Rockstar. Andiamo su gare stante e mettiamo la prima tra i preferiti, cliccando quadrato o X, a seconda se giocate da Play o da Xbox. A questo punto torniamo indietro, andiamo su crea un elenco partite, ragazzi, e andremo ad aggiungere la gara che abbiamo messo tra i preferiti. Quindi andiamo su aggiungi attività preferiti e mettiamo quella della Outring, che è la prima gara stante. A questo punto, una volta che abbiamo aggiunto, ragazzi, ai preferiti la gara stante Outring, possiamo tornare indietro, facciamo salva l'elenco partite e lo chiamiamo RP, ragazzi, ok? Una volta che abbiamo fatto ciò, siamo pronti per fare il glitch. Quindi cosa dovremmo fare, ragazzi? Semplicemente ci andiamo a posizionare sul peyote, ragazzi, qualsiasi esso sia sparso nella mappa è uguale. Una volta che siamo sopra il peyote, vicino al peyote, importante che in alto a sinistra avete la scritta per schiacciare freccia destra. Cosa facciamo? Apriamo il menu di pausa, andiamo su elenchi partite, ragazzi, e una volta che siamo su elenchi partite andiamo a cercarci quello che abbiamo creato. Cosa facciamo? Clicchiamo una volta A e quando siamo in questa schermata iniziamo a spammare A o X se giocate da PS, ragazzi, e freccia destra assieme. Vedrete che vi fa quell'animazione che avete visto a me. A questo punto spawnerete, ragazzi, all'interno dell'attività. Avrete una schermata buggata che potrebbe essere come questa o un'altra, ragazzi, è indifferente. A questo punto dovete quittare l'attività e sarete di nuovo dove eravate prima, ma sarete animali. Quindi cosa dovete fare, ragazzi? Riavviate l'attività, ragazzi, e uscite dall'attività. E in questa maniera vi sarete, tra virgolette, sbagliati e potrete riniziare da capo. Questo è l'unico metodo per farlo massivo e che funziona al 100%. Se aggiungete le attività come vedete dagli altri, ragazzi, il glitch al terzo o quarto colpo si bugga. Quindi guardate la barra degli RP, perché, ragazzi, prima ero all'inizio di 64 e ora sono già a metà. A questo punto io vi velocizzo la clip, raga, e vi faccio vedere che facendolo 3 volte, 4 volte ho fatto livello. Quindi ci mettete un minuto per fare un livello, ragazzi. Ovviamente se siete livello 250 non ha senso che fate questo glitch, raga. Però se siete livello 50, 60, 70, 100 e volete arrivare al 150, al 120, ragazzi, per sbloccare le cose è veramente fantastico. Quindi, se vi è piaciuto il video, raga, lasciate un like, lasciate un commento. Vi voglio invitare a seguire la nuova serie sul canale nuovo, link in descrizione. E alla prossima. Sbada bam.